Raga, ci siamo, il letto è tutto quanto pronto e sistemato per andare a dormire. Ho chiuso le tapparelle, adesso chiuderemo anche questa luce qua sopra. E per vedere se succederà qualcosa di paranormale, chiuderò anche questa porta. La socchiudiamo magari così. Ora io vado a posizionare il telefono praticamente qua sotto, raga, in modo tale da riuscire a riprendere tutta quanta la camera. Quello che sto facendo è un esperimento per vedere se effettivamente a casa mia ci sono delle presenze paranormali. Dal momento che negli ultimi 3 giorni ho dormito malissimo, sentendo presenze paranormali in casa e voci che mi sussurravano all'orecchio. Ho attivato il flash della fotocamera. In questo momento dovreste riuscirmi a vedere. Anche a questa distanza dovreste vedere più o meno tutto quanto l'ambiente circostante. Non so se vi ricordate, ma nell'ultimo esperimento, dove mi sono fissato negli occhi allo specchio alle 3:30 di notte, ho utilizzato questo registratore per vedere se era in grado di captare dei suoni paranormali. La stessa cosa la farò all'interno di questa challenge. Posizionerò questo registratore a fianco al mio cuscino. In questo modo, se effettivamente andrò a sentire delle voci che mi sussurrano, registrerà automaticamente tutto e ve lo metterò all'interno del video. Vado a sistemare tutto quanto il letto, posizionando il registratore proprio qua sopra, raga, in modo tale che non si sposta. La nostra gattina Kenny è sempre qua che mi fa compagnia, pronta. Adesso posiziono il telefono e siamo pronti a partire con questa challenge. Attivo il registratore vocale, raga, e posiziono il mio microfono sempre qua a fianco a me. In questo momento sto entrando nelle coperte. A parte il fatto che è un sonno veramente allucinante, perché sono quasi le 3 di notte, sono all'incirca le 2:30 di notte. Il mio gatto è qua, spero che riusciate tutti quanti voi a vedermi. Mi sdraio, raga, metto il microfono su questo cuscino e anche il registratore vocale sempre qua vicino. Raga, buonanotte a tutti e che Dio me la mandi buona. Neanche a dirvelo, i primi 10-15 minuti sono stati quelli più tranquilli. Come sapete, di base una persona per addormentarsi impiega dai 10 ai 20 minuti. Ma se mai fosse successa qualcosa all'interno di questa registrazione, sarebbe stata la conferma che effettivamente in casa mia girano dei demoni. Negli ultimi anni, realizzando tutti quanti questi video horror, mettendomi a rischio e mettendomi più volte a contatto con entità malefiche, demoni e personaggi horror, ho sempre avuto problemi di insonnia, problemi durante la notte perché non riuscivo mai a dormire bene, sentivo sempre delle presenze strane e quindi decisi di registrare tutto quanto. Quello che state vedendo è la conferma di quello che vi ho detto, ovvero che ho sempre avuto problemi ad addormentarmi. Numero uno, perché non sono mai riuscito a trovare posizioni confortevoli, e molto probabilmente perché il mio letto è anche scomodo, quindi questo sicuramente potrebbe influire il mio sonno. Osservando le immagini, credo di essermi addormentato dopo 17 minuti, perché è proprio quello il momento in cui rimango fermo in una posizione per più tempo e perdo completamente coscienza, appunto perché stavo per entrare nella fase REM. Ma subito è qua che qualcosa di molto strano, non paranormale, ma molto strano per quanto riguarda me, accade. Stavo facendo dei versi veramente stranissimi e vi ripeto, raga, questa cosa durante la notte mi capita più volte, perché dormendo con la mia ragazza anche lei mi ha confermato che diverse volte mentre sto dormendo, alcune volte alzo braccia, mi muovo veramente in modo strano o addirittura, come in questo caso che vi faccio riascoltare, emetto dei versi stranissimi. Verso i 40 minuti continuano anche i versi che escono dalla mia bocca. Io non so cosa stavo sognando, perché purtroppo non sono neanche riuscito a ricordarmi il sogno che ho fatto durante questa notte, ma sembrerebbe quasi essere una canzoncina. Non è una parola, una frase che sto effettivamente mettendo e sbaglio magari qualche verbo, qualche vocabolo, magari non si capisce. È un qualcosa di incomprensibile, ma come se fosse una canzoncina o magari una poesia, un qualcosa di molto strano, raga. No.
I minuti passano e sono all'incirca d'un'ora e mezza di sonno. Quindi dopo aver sentito, dopo aver emesso quei suoni effettivamente un po' strani, la situazione si era praticamente calmata. Qual è il problema? Che le cose paranormali ovviamente avvengono sempre verso l'ora del diavolo, quindi verso le 3:30, 3:50, diciamo dal range che parte dalle 3 fino alle 4 di notte. Molte volte però potrebbero anche succedere più in là, verso le 4:30, 5 di notte. E quello credo che sia il momento più paranormale di tutte quante le mie notti. Guardate cosa succede alle 3:15 di notte. Quando ho visto questa immagine sono rimasto scioccato, anche perché questa è ufficialmente la prima volta che mi riprendo mentre sto dormendo. Non mi era mai venuto in mente effettivamente di piazzare una videocamera dall'altra parte della stanza e notare tutti quanti i spostamenti, i movimenti o suoni che effettivamente mettevo. Per quanto riguarda delle parole che dicevo durante la notte, ero stato già confermato dalla mia ragazza, ma movimenti del genere non mi era mai capitato, e dico mai capitato, di vederli, osservarli da una registrazione, raga. Il mio corpo si è completamente alzato e si è ributtato verso il lato del letto. Io in quel momento stavo probabilmente sognando, ero sicuramente nella fase teta perché la fase REM stava per finire, dal momento in cui la fase REM dovrebbe durare all'incirca dalle 2 alle 3 ore dal momento in cui ti addormenti. Si fanno le 4:30 di notte e proprio qua la situazione inizia letteralmente a degenerare. Altri piccoli spostamenti molto tranquilli, perché comunque se ci sta, durante la notte chiunque si muove, chiunque cambia posizione eccetera eccetera, perché automaticamente il corpo lo fa. Vi ricordate che all'inizio del video ho socchiuso quella porta proprio per fare in modo che se qualcuno fosse entrato in camera me ne sarei accorto dal rumore della porta o dal suono. Bene, guardate queste prossime immagini. Qualcosa o in qualche modo quella fottutissima porta si era aperta. Ragazzi, io riguardando queste immagini, vi posso giurare su chi volete, mi era venuta tutta la pelle d'oca. Voi immaginatevi che chiudete apposta la porta per capire se effettivamente qualcuno entra in camera, qualcosa succede eccetera eccetera, e durante la registrazione proprio alle 4:50 di notte ero rimasto scioccato. Raga, sono ancora registrando. Raga, per quale caspita di motivo la porta è aperta? Per fortuna sono riuscito leggermente a svegliarmi, anche se ero completamente rincoglionito, perché lo sapete benissimo, raga, quando vi alzate di notte il vostro cervello non ragiona praticamente per nulla. E infatti guardate qual è stata la mia reazione. Oh, raga, ma che caspita, ma che sta succedendo, raga? Ma che sta succedendo? Mi torno a dormire. Ma facendo finta di nulla, ipotizzando che sia magari un po' di vento che proveniva all'interno della casa o per qualche stranissimo motivo, lascio andare la porta, anche se aperta, e mi rimetto a dormire. Ci vuole veramente coraggio, perché vi posso assicurare che la maggior parte delle persone che si sarebbero accorte che la porta si era aperta si sarebbero svegliate, avrebbero preso un coltello e avrebbero girato per tutta quanta la casa. Il mio unico problema è che proprio in queste situazioni, se effettivamente ho troppa paura, non riesco ad uscire dal letto, non riesco ad alzarmi e rimango paralizzato. Dentro le coperte me le metto fino alla testa e riprendo a dormire. La notte va avanti, sono all'incirca 5:30 di sonno e le cose pian piano prendono sempre pieghe più particolari. Abbiamo visto dei movimenti strani, abbiamo visto dei suoni strani, abbiamo visto addirittura la porta che si era aperta, ed è proprio qua che il registratore si mette in azione. Osservate attentamente il corridoio. Era inevitabile, c'era qualcuno all'interno di casa mia.
che il registratore, dopo circa 4 ore che stava registrando, si era completamente scaricato, quindi non stava più registrando, avevo ancora il microfono attivo. E grazie alla videocamera che stava registrando, sono riuscito a collegare il microfono alla registrazione della fotocamera e riprendere i suoni che sono accaduti alle 5:30, 5:30 di notte. Io non so assolutissimamente cos'era quella specie di bisbiglio, voce. Se riuscite voi per caso a capire qualcosa, estrapolare qualche parola, estrapolare una frase, scrivetemela subito nei commenti, perché io tuttora più guardo la registrazione, più ascolto questo audio, più non riesco a capire praticamente nulla. Mi accorgo di aver sentito un bisbiglio, di aver sentito un sussurro, un qualcosa di strano, e mi sveglio per l'ennesima volta. Raga, che c***o è stato, raga? Che c***o? Stato? No, no, no. Raga, ho sentito qualcosa. Spero che il microfono e il registratore abbiano preso tutto. Che ora è, raga? No, devo alzare, raga. Interrompo tutto. Panico anche in quel momento. Si stavano facendo le 6 di mattina, raga, e io comunque sia avevo capito che questo sonno era stato deleterio come tutti quanti gli altri precedenti. C'è qualcosa di strano in questi giorni che mi sta causando dei problemi a livello di sonnolenza, ma specialmente durante la notte, quando provo a riposarmi, provo a rilassarmi dopo una giornata di lavoro, succedono tutte quante queste cose paranormali che non mi permettono effettivamente di recuperare le giuste energie. Tutto. La porta è ancora aperta, raga. La porta è ancora aperta. Ovviamente dopo aver sentito dei bisbigli letteralmente a pochissimi centimetri dalle mie orecchie, decido di alzare e interrompere tutto quanto la registrazione, tutto quanto questo esperimento. Interrompiamo tutto, interrompiamo tutto. Interrompiamo tutto, raga. Voglio vedere se ha registrato tutto. Ma quello che accade dopo è stato veramente scioccante. Ve lo pubblico solamente se schiacciate sul tasto rosso iscriviti domani alle ore 18. Quindi mi raccomando, se volete il continuo, iscrivetevi al canale proprio in questo momento. Noi ci becchiamo domani. Bella boys.